Allora, il tema è questo. Io ho trovato nella Villa Maidalchina un dipinto di un pittore che ho attribuito, quindi inedito, perché non era conosciuto fin dal 600, attribuito a Rutilio Vanetti. In quel dipinto esistono delle repliche. Una di queste era una brutta copia che avevo visto credo nel 2007-2008 in un castello vicino a Pinerolo, tenuta come se fosse una tenda, ma assolutamente una copia dell'Ottocento, come tutte copie erano in quel luogo, di cui la signora potrà far vedere le altre opere. Dopodiché, quando ho visto la denuncia che lei ha fatto, giustamente nel 2013, si era scritto che quella era la copia di un dipinto che sta in Vaticano, quindi ce ne sono almeno tre. Se uno legge bene, trova anche questo elemento. Come di Guido Reni, come di tanti artisti, Rutilio Vanetti era un grande artista senese, ci sono delle copie. La mia era più contenuta, con una colonna e una luce che rende lo spazio più ampio, ed è esposta qui. È esposta qui, l'hanno vista tutti gli visitatori, gli studiosi anche, perché l'ha attribuita insieme a me Marco Ciampolini. Non se ne è accorto nessuno, tutti gli esperti, c'è qui la curatrice, hanno visto il dipinto e hanno visto che era il dipinto originale. Quindi si arriva addirittura a dei paradossi per fare dei gialli su cose che non esistono. Quel dipinto sta in Vaticano, io ho trovato una versione più piccola che è sicuramente di Rutilio Vanetti e quindi ho pubblicato un inedito, si dice pubblicare un inedito quando l'opera non è vista, quella rubata è una copia più grande con elementi diversi e quindi benissimo, se la signora è venuta qui ha fatto bene, visto la mostra di Canova, io non l'ho mai incontrata e mi fa piacere che lei continui a studiare quello che non sapeva di avere, perché non sapeva di avere una copia di Vanetti, adesso sa che ha avuto una copia di Vanetti.